Per una specie animale sapersi adattare è questione di sopravvivenza. Per un'auto vale lo stesso. Prendiamo per esempio la Hyundai Kona. È stata rinnovata nel 2021 e fa parte della categoria dei SUV compatti, perciò quella che ad oggi va per la maggiore. Ma non solo, è elettrificata. Mild hybrid benzina, diesel, full hybrid e anche 100% elettrica. E ancora si può avere con la trazione integrale. Insomma, sembra pronta a sapersi adattare a qualsiasi ambiente e a qualsiasi esigenza. Lo scopriamo in questo Perché comprarla. Fuori com'è? Il restyling ha semplificato e di molto lo stile della Kona, specie al frontale. La griglia ha una nuova forma, considerando l'andamento del paraurti inferiore, con skid in colore alluminio satinato. Il logo è stato posizionato in alto ed è ingentilita anche la forma dei gruppi ottici principali. In generale è più armoniosa, ma forse ha perso un po' di grinta. Dietro i fanali superiori hanno un'inedita struttura interna e sotto sono stati rinnovati negli elementi e nella forma. Con i nuovi paraurti la lunghezza è cresciuta di 4 cm. E dentro? Stando alla scheda tecnica, con 361 litri di capacità, il bagagliaio è tra i più piccoli se paragonato a quello delle rivali dirette. La batteria occupa lo spazio sottostante, ma questo non obbliga a rinunciare ad un piccolo doppio fondo e anche ad un po' di spazio utilizzabile per vari attrezzi. La cappelliera però non ci sta. C'è un unico gancio laterale e poi degli anelli sul fondo per agganciare la rete in dotazione, ma nessuna presa 12 volt. Le pareti in plastica sono soggette a graffi. Il divano poi si può abbattere in configurazione 60-40. L'apertura delle portiere posteriori è quasi a 90 gradi, perciò comoda. A bordo lo spazio è buono per la testa e giusto per le ginocchia, considerando però che io sono alto oltre 1,90 m. Il bracciolo centrale offre un doppio portabicchieri. Al centro il tunnel è pronunciato, c'è una presa di ricarica e un piccolo vano, magari per appoggiare il telefono, ma nessuna bocchetta da aereazione. È fatta bene? L'aggiornamento dentro è all'insegna della digitalizzazione, questo significa che l'abitacolo è ancora più pratico di prima. La nuova interfaccia dell'infotainment, che vediamo più avanti, gioca un ruolo fondamentale nel facilitare l'ergonomia generale. I tasti fisici sono pochi, giusto quelli che servono, come per la climatizzazione automatica, con controlli grandi e chiari e posizionati in stile pianola, facilmente raggiungibili dalla mano che usa il cambio. Il freno di stazionamento ora è elettrico, così c'è un vano lungo utile per chiavi, monete o telecomandi. Il portabicchieri al centro di due dimensioni diverse è illuminato. Ben organizzato il vano centrale con ricarica d'induzione, ben 3 prese e ancora un'ulteriore mensola per un secondo telefono in carica. Generoso ma non rivestito il cassetto anteriore, al contrario di quello sotto al bracciolo, che non è regolabile ma ha la moquette. Gli assemblaggi sono solidi, così come i materiali usati per l'abitacolo del resto. Le uniche superfici morbide infatti sono al centro dei pannelli porta, sul bracciolo e dentro il portaocchiali. Come funziona l'infotainment? Schermo da 10,25 pollici e così tante funzionalità potrebbero far impallidire auto di categoria superiore. La fluidità è davvero alta e i menu ben organizzati, tra l'altro con la funzione di split screen personalizzabile per avere più informazioni sott'occhio. Il modulo di navigazione non è molto chiaro nelle indicazioni, ma ci sono tanti punti di interesse e poi si può sempre usare Apple CarPlay o Android Auto. Ci sono anche i servizi live, come meteo e traffico, e delle scorciatoie fisiche per le macro sezioni. Il cruscotto digitale è allo stesso tempo completo, ma semplice da consultare. Se ho dei bambini? L'apertura facilita l'installazione del seggiolino, aiutata dal fatto che gli attacchi ISOFIX laterali siano poco annegati. Le tasche nelle portiere sono in grado di ospitare una bottiglietta più qualche altro oggetto e non sono dotate di catarifrangente interno. I finestrini invece scendono del tutto. Dietro agli schienali ci sono delle reti elastiche. Il nostro passeggino, infine, di cui trovate le specifiche in descrizione, entra senza problemi e poi è prezioso il reminder per controllare i sedili posteriori. Com'è da guidare? L'impostazione di guida della Kona è molto equilibrata, è morbida, in sostanza è una di quelle auto alle quali non ti devi abituare perché tutto è molto naturale. In prova ho la versione mild hybrid a benzina e quindi che vede un modulo da 48 volt alimentato da una batteria agli ioni di litio abbinato ad un motore a benzina 1000 3 cilindri per una potenza totale di 120 cavalli. In questo caso, al contrario della full hybrid per esempio, il motore
elettrico non consente una marcia 100% elettrica, appunto, quindi a zero emissioni, ma fornisce comunque una coppia aggiuntiva utile nelle partenze e nelle ripartenze per risparmiare carburante. Ancora permette di veleggiare e quindi di procedere in rilascio col motore a benzina spento e poi dei riavvii più rapidi. La batteria si ricarica autonomamente sfruttando l'energia cinetica. È morbida anche la taratura del cambio manuale a 6 rapporti, che è un'unità molto interessante e particolare perché la frizione è controllata da una centralina elettronica e di conseguenza quando si preme sul pedale della frizione non si interviene direttamente sulla meccanica. In realtà è un qualcosa che se non si sa, beh, non si percepisce, tanto è efficace e fluida la taratura generale. Tra l'altro è la fluidità, la guida rilassata che la Kona Mild Hybrid preferisce, anche perché quando si alza il ritmo nell'abitacolo filtra parecchio il 3 cilindri che diventa rumoroso. In più, con una coppia massima di 172 Nm tra i 1500 e i 4000 giri, per avere quello sprint giusto per i sorpassi o le accelerazioni più decise bisognerà scalare spesso. Lo sterzo è leggero ma allo stesso tempo comunicativo e non si percepisce una netta differenza quando si imposta la modalità di guida sport, che invece interviene più distintamente sull'erogazione. L'assorbimento è buono, nessun problema anche con i cerchi da 18 pollici di questa prova, la visibilità non è male, è tutto attorno, la retrocamera poi ha una ottima risoluzione e tante varie impostazioni e infine per quanto riguarda i frusci aerodinamici niente che non sia in linea con la concorrenza. Quanto consuma? In città si fanno 13 km e mezzo con un litro, in extraurbano se ne fanno 16 e mezzo e in autostrada circa 13, perciò la media è superiore ai 14 km litro, cioè 7 litri per 100 km. E la sicurezza? Nel 2017, prima dell'aggiornamento, l'Euro NCAP ha assegnato alla Kona le 5 stelle. Nella categoria alla quale appartiene, il mantenitore attivo di corsia della Kona è probabilmente il migliore insieme a quelli del gruppo Volkswagen. Con un tasto si passa dalla funzione di keeping, che rimette al centro, a quella di centering, che invece avvinghia l'auto tra le strisce. Sulla versione a cambio manuale che sto guidando io, il cruise control non è di tipo adattivo e poi ho trovato che il meccanismo anabbagliante, quindi l'automatismo dei fari full LED, sia piuttosto veloce. Di dispositivi di ausilio alla guida poi ce ne sono tanti altri e molto diversi tra loro, per esempio il sistema di antiabbandono per i sedili posteriori, il radar che avvisa quando in coda l'auto davanti a noi è ripartita, il blind spot, il riconoscimento dei segnali stradali e tanti altri ancora, ma la cosa buona è che funzionano tutti bene. Quanto costa? Il benzina non elettrificato parte da 22.000 euro. La versione della nostra prova invece parte da 23.350 euro, mentre il diesel mild hybrid da 136 cavalli parte da 25.000 euro circa e può arrivare a 30.000 euro con la trazione integrale e il cambio automatico. La full hybrid parte da 27.000 euro e può arrivare a circa 33.000, mentre l'elettrica, che potete approfondire nel perché comprarla di insidevis.it, parte da 36.000 euro. La sportiva Kona N col 2000 da 280 cavalli costa 42.500 euro. Accessori consigliati? Gli allestimenti sono tre e già quello d'ingresso è piuttosto completo. La versione X-Line intermedia comunque è quella da preferire. Restano fuori pochi pacchetti come il Safety Pack con i dispositivi ADAS da 550 euro o 950 euro in base alla trasmissione e il Techno Pack per avere tra le altre cose l'impianto audio Krell, lo schermo centrale da 10,25 pollici e la connettività totale. Sono entrambi consigliati. Difetti? Il 1.3 cilindri è piuttosto rumoroso e peccato poi che non ci sia un cambio automatico da abbinare, in città sarebbe stato l'ideale. Le plastiche sono rigide ovunque, fastidioso per i poggiabraccia laterali. Poi, per chi ha esigenze specifiche di carico, il bagagliaio potrebbe risultare piccolo e una presa di ricarica sicuramente avrebbe fatto comodo. Quali sono le alternative? Un'altra trasformista dell'ibridazione è la Renault Captur, che al contrario della Kona si può avere anche in versione plug-in ricaricabile. La Ford Puma è mild hybrid, mentre se si parla di full hybrid la rivale numero uno è la Toyota Yaris Cross. Tra le più apprezzate della categoria poi ci sono Volkswagen T-Roc e Fiat 500X, ma perlomeno al momento di questa registrazione non ci sono varianti elettrificate in gamma. Comunque di alternative ce ne sono molte molte altre e noi le abbiamo provate tutte, perciò andate su motorone.com.
camaleontica e personale, la Kona su certi aspetti sembra un'auto di categoria superiore. Può migliorare su alcuni dettagli, ma chi punta ad un SUV di questo segmento deve sicuramente prenderla in considerazione.